Ok ragazzi, mi sono appena finito di vedere il match Du Plessis Strickland. Still late coming up on 3 minutes here to go in the openings. It makes it harder to Veramente un match gagliardo. Adesso vi faccio vedere uno spezzone prima del match e poi partirò con l'analisi. Questa è la parte dove si è tagliato e insomma c'è stato un takedown. Uno dei momenti salienti, appunto, il quarto round, poi c'è stato il quinto che è stato veramente gagliardo. Guardatevi questo pezzo e poi vi parto con l'analisi. Grande match per il titolo dei pesi medi dell'UFC. Una battaglia che è stata molto molto tosta, soprattutto nei round finali. I primi round sono stati controllati da Strickland, il primo soprattutto con il suo jab, perché veramente ragazzi in braccia Strickland è molto molto bravo. C'è da dire che usa quel jab fantasticamente, sembra un pugile e ha quella guardia tipo stile Mayweather con il sinistro un po' basso, ma che lo usa velocemente. Solo che poi non ha proseguito la sua azione, diciamo, con altri colpi. La cosa peculiare è che sicuramente se avesse messo più colpi di gamba e avesse continuato l'azione e non fossilizzandosi solo sul jab, che lo usa veramente a scatto bene, secondo me avrebbe fatto un buon match e potrebbe essersi portato e difeso la sua cintura. Sostanzialmente invece Du Plessis, che era molto meno bravo di braccia, però riusciva a fare delle azioni, soprattutto nel terzo e quarto round, più continue. Riusciva a completare le azioni con colpi di calci e ha messo a segno dei takedown, ha portato l'avversario a terra, è riuscito a andare a segno soprattutto con delle combinazioni un po' sporche, ma che hanno aperto Strickland in faccia, l'hanno aperto con un taglio molto profondo sul sopracciglio e questo l'ha fatto sanguinare copiosamente e secondo me l'ha un po' anche destabilizzato la sua vista, e quindi questo con andare avanti nei round, soprattutto al quinto, non vedeva secondo me più bene, quindi è stato riatterrato e si è rialzato e poi comunque sono scambiati tanti colpi. Strickland ha finito bene con sempre i suoi colpi di braccia, aveva energia, ma comunque il quarto e il quinto round sono stati vinti da Du Plessis e quindi per i giudici il verdetto unanime si è spostato per Du Plessis e quindi Strickland ha perso la cintura. Questo Du Plessis lo vedo molto molto energico, un fighter con grande stamina, quindi resistenza, e non ha una grande tecnica secondo me né di braccia, ha un buon circolare alto, quindi è andato a segno col circolare alto al viso, però non mi sembra, diciamo, un campione, ecco. È un buon fighter dotato di un grande atletismo, allenato molto bene, che ha sopraffatto uno Strickland secondo me più tecnico, ma che si limitava appunto a questo solo jab e qualche frontale, non faceva veramente tanto per vincere il match, si limitava a difendere, non so per quale motivo. Strickland, diciamo, nei suoi passati match qualche volta è successo che si è riscontrato avere un mento un po' debole, quindi forse aveva paura di essere incrociato da questi colpi sporchi di Du Plessis. Se avete visto il match sicuramente avrete notato come Du Plessis tirava questi smanaccioni, ganci larghi, poi ovviamente li proseguiva con qualche low kick, qualche circolare alto, insomma provava i takedown, single leg. È stato un fighter più completo, cioè si è visto che voleva vincere il match, mentre Strickland voleva solo controllare, e quindi questo forse il suo atteggiamento un po' difensivo, senza provare veramente a vincere, ha fatto sì che il verdetto unanime si spostasse su Du Plessis. Ditemi voi anche come l'avete visto il match, cosa ne pensate appunto a riguardo. Comunque è stato un match affascinante, soprattutto nell'ultima ripresa dove i due hanno scambiato dei colpi quasi a viso aperto, perché diciamo a quel punto Strickland voleva vincere, ha avuto più voglia perché dall'angolo forse gli hanno detto che forse avrebbe perso, quindi si è aperto e hanno scambiato a viso aperto, dando soprattutto negli ultimi 2 minuti dell'ultima ripresa vita a una battaglia molto molto intensa e a viso aperto. Questo è bello quando soprattutto nelle mixed martial arts i fighter non si risparmiano e lo show, questo prende il vivo e piace molto agli spettatori, soprattutto americani, quando i fighter si spaccano, si menano e quindi c'è lo spettacolo vero, quello per cui pagano il biglietto.
e quindi questo sport ovviamente è uno sport violento, ma comunque c'ha delle regole e sicuramente a livello televisivo piace questo, e che chi può dargli torto? Quindi ragazzi, questo è stato il match, fatemi sapere come l'avete visto voi, cosa ne pensate, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Dai!